Un pareggio a Lucca con tanti gol e probabilmente qualche rimpianto. Il Teramo torna dal Porta Elisa dimenticando il doppio stop con Vispesaro e Molese, ma anche con la sensazione che la battaglia toscana avrebbe potuto portare due punti in più. Guidi sceglie Azzi Osmanovic a sinistra e Boa a destra, il resto è confermato, mentre dalla parte opposta Semprini e Fedato sono supportati da Gibilterra tra le linee per dar fastidio a quell'Arrigoni che ci mette 6 minuti per sbloccare la gara. Benzaia entra su Malotti e la punizione del capitano biancorosso bacia la traversa prima di infilarsi in rete, col pallone che entra ulteriormente quando Viera, un difensore lucchese, franano sulla sfera, ma la rete è tutta di Arrigoni. Diavolo in vantaggio, ma i padroni di casa ci mettono poco a riorganizzarsi. Semprini ci prova dalla distanza senza far male a Tozzo, molto più pericoloso invece al minuto 11. Col colpo di testa imbeccato da Fedato, che l'estremo ospite tiene lì anche perché centrale. Al 12° è Eklu a girare alto un corner battuto da Benzaia, pallone sopra la traversa. Il Teramo fa fatica a ritrovare le distanze e in un minuto perde Soprano per un problema muscolare, al suo posto entra Bellucci e subisce il calcio di rigore che Taricone fischia senza dubbio alcuno per l'intervento in ritardo di Arrigoni su Semprini in area. Massima punizione indiscutibile, con Fedato che spiazza Tozzo e riporta il match in parità. La Lucchese continua a spingere, Benzaia però è ampiamente impreciso, minuto 33 quando prova la conclusione liftata da distanza siderale. Nei rossoneri è sempre Semprini il più pericoloso, al 39° gira ancora una volta centralmente di testa un traversone dal lato destro del campo, l'ultima occasione del primo tempo è di Fedato che raccoglie un suggerimento di Eklu, chiuso male dalla difesa del Diavolo, ma il destro volante trova solo l'esterno della rete. Nella ripresa ancora padroni di casa con Gibilterra per Eklu, Tozzo e Piacentini ostacolandosi quasi lasciano strada libera alla Lucchese, che tuttavia passa al 56° sull'ennesima seconda palla. Stavolta Eklu controlla e lascia partire un destro che trafigge Tozzo e porta in vantaggio la Lucchese. Mazzata terribile per il Teramo che non si perde d'animo. Guidi inserisce Cucurullo e Sarà la mossa decisiva insieme a Rillo, perché da loro passerà l'azione del pareggio. Entra anche Birligea per Rosso col 21 che va a fare l'esterno mancino, ma è Tozzo dover salvare i suoi sulla bordata ravvicinata, benché da posizione defilata ancora di Semprini. La reazione ospite al 73°, con Bernardotto che fa sponda proprio per Cucurullo, diagonale che passa al lato di Coletta che tira un sospiro di sollievo, ma è l'antipasto del 2-2 che arriva al minuto 83. Rillo disegna una parabola perfetta da sinistra che trova l'inserimento proprio di Cucurullo, piatto destro che Coletta trova coi guantoni, ma la sfera impatta sul palo ed entra in rete per il primo gol tra i professionisti del giovane centrocampista. Lucchese all'86°, pericolosa con il neoentrato Belloni, Frigerio lo pesca in area ma la traiettoria è imprecisa e fissa un pareggio che il Teramo conquista spezzando una serie di 2 sconfitte consecutive. I punti diventano 3 in classifica, il pericolo almeno per oggi è scampato, ma sabato la gara con la Viterbesi al Bonolis sarà assolutamente da non sbagliare.